19 ottobre 2015. Mi trovo qui della statale 16, para un po' l'hotel Cristoforo Colombo, dove ha faticato babbo per 7 anni. Vedi? È lì. Mio padre terreno ha faticato pure lì 7 anni. 20 anni, circa 20 anni lassù a Villa Quiete, 5 anni all'hotel Parco di Castelfidardo e 7 anni qui al Cristoforo Colombo. Pensa quanti anni ha faticato in albergo mio padre come portiere di notte. Mio padre terreno adesso ha 70 anni, quasi 71, dopo reduce di un infarto e ha un macello di medicine, poro babbo, un casino con le medicine. Poro mio padre. E oggi la giornata è più igginosa, sai, con le cuccette lì che faccio a malapena, non fa niente, non fa proprio niente. E adesso io devo andare a fa spesa, copiare una roba che mi serve per andare a fare una produzione video. Ovviamente grazie a un sostenitore che mi ha detto di andare a comprare i stivaletti quelli piccoli, perché quelli piccoli che c'avevo mi è partiti, mi è fuggiti e me l'ha portati via al fiume Musone, eh? Allora uno mi ha dato 12 euro, 24.000 lire per comprarmeli nuovi di quelli bassi, eh? Però con 24.000 lire purtroppo oggi con l'euro non ci compri più niente. Può essere pure che mi compro più scadenti di quell'altri che mi parte in un attimo, però se io li tieno bene coi piedi che sono aderenti al piede non mi dovrebbero fuggire via. Perché siccome l'altro giorno sono stato in mezzo al fiume e andava giù abbastanza corrente dopo che ha fatto una pioggia di un'ora e un quarto, e allora mi è fuggito tutto, mi è cascato tutto un tell'acqua, la videocamera l'ho andata a PA in tempo, io ho fatto così, l'ho sbattuta, però adesso il microfono è corrotto, c'è il microfono che non funziona bene purtroppo, è così, deve essere che non mi ci voleva quel giorno il fiume. Oppure mi ha detto: Matteo, va via da qui perché sennò sei portato via te con tutta quella raggrascia che hanno combinato gli ingrati che bestemmiano a rotta di collo. Mi ha avvertito, mi ha dato un'avvisaglia al fiume, non mi ci ha voluto. Invece adesso tanto si è rimpicciolito, è diventato più piccolo. Guarda un po' qua, la benzina 1,415, 1,269 il diesel. Qui conviene a fa il diesel. Questa va a diesel, consuma meno questa che il metano, pensa tu. Consumavo di più col metano, con l'altra macchina, che con questa a gasolio, pensa tu. Allora, dopo l'altra sera allo stage è andata abbastanza bene, le vendite quasi niente ci ho avuto, però non è che mi è andata bene sul fatto delle vendite delle magliette, non è andate bene. Gli adesivi zero, proprio niente, proprio uno me l'ha comprato a posto. Però sul fatto delle amicizie è una cosa incredibile, guarda, non ci potevo credere. Mi è andata benissimo perché le persone si sono comportate molto bene verso i miei confronti e non mi credevo mai così tanto bene. Io mi aspettavo che mi prendevano in giro e tutto, invece la maggior parte non era nelle Castelfidardo, apposta non mi hanno maledetto, non mi hanno bestemmiato e tutto. E la maggioranza delle persone venivano da altri luoghi lontani da Castelfidardo e quindi sono stato molto contento, è andato tutto bene la serata. Adesso presto pubblicherò il video, il filmato, già mi sa che l'ho pubblicato, del concerto dei Capa Pro e così è andata molto bene. Però te dico, le vendite delle magliette, felpe, contro felpe, un macello proprio, zero. C'è 3-4 che l'hanno comprate, ma niente di che. Guarda, dopo vedi questa felpa qui? Questa qui è un pile che ci metterò il logo mio, che lo farò stampare o dall'intra oppure da staffulare, vediamo. Dopo quando mi toglierò dall'intra farò tipo un negozio online, tipo sprinty shirt, una roba del genere. Perché così facendo mi pare che le vendite scarsi un bel po', guarda. Non si vende niente, la roba costa
costa troppo e la gente giustamente dice: oh, io se devo comprare una maglietta con il logo tuo me la schiaffo, vado in un negozio normale, la pago 5 euro e me compro tutte quelle scrittacce piene di pubblicità dappertutto che mi conviene, no? E io gli do ragione a questa gente, mica gli do torto, perché se quando una maglietta costa più di 15 euro è una cosa pazzesca, allucinante. Però le stampe, a me mi ha detto il negozio che le stampe, tutto, si deve pagare a fior dei quattrini. Allora loro hanno talmente spese altissime che non la fanno a metterle così di meno dei 15 euro all'una. Quindi già 15 euro ha detto è un prezzo agevole. Io ho detto, beh, 15 euro per chi è che è ricchio è un prezzo agevole, perché sarebbe 30.000 lire una maglietta corta, è un'esagerazione. Secondo me, secondo quello che penso io è un'esagerazione, 15 euro già è troppo. Dopo, ancora di più, 19 euro, 20 euro, cos'è? Siamo matti, 20 euro una maglietta, una t-shirt corta. Dopo uno dice, oh, comprese le spese di spedizione, che 6 euro, alla fine la paghi 14 euro, sì, quello è vero, quello è vero. Non c'hanno i torti manco loro, nessuno c'ha torto, manco io che dico che è un'esagerazione, una maglietta corta la dovresti pagare 5 euro massimo, però dopo la stampa te costa, il prezzo, del negozio per farlo un davanti costa, il governo tartassa a rotta di collo, devi pagare un sacco di quadri, di bollette, e dopo lì c'è un prezzo enorme, no? Enorme. E così, guarda, oh, adesso ti faccio vedere chi il Decathlon, chi che devo comprare, i stivaletti, chi ha la baraccola d'Ancona, mi pare. Guarda un po', il Trocathlon, ah, ha cambiato, il Trocathlon, oh. È una miseria, guarda, ha cambiato la scritta. Troclaton, chissà cosa vorrà dire. Guarda le canoe che gigantesche, oh. Quelle canoe lì, per me, quello che avevo detto, no? A me mi servirebbe una canoa, però non la posso comprare, quindi non posso fare niente. Perché allo stage ho visto un ragazzo che aveva delle spalle grosse un bel po', grossissime. Allora io ho detto, se te mi dai un cazzotto mi perfori da parte a parte di quanto sei grosso. Lui, io ho detto, ma cosa fai? Pesi? Ha detto, no, no, il canottaggio, fa la canoa. Va in canoa in mezzo al mare, pensa, oltre che respira l'aria buona, i polmoni si dilata, a me mi farebbe bene un bel po' il canottaggio, però mi servirebbe una canoa piccolina, più piccola di quelle più piccole, guarda, quella là è una tavoletta, però mi servirebbe più piccola che bocca dentro la macchina station wagon, ma proprio 1,5 metri di canoa nemmeno di 1,5 metri, più piccola è meglio è, però è concentrata, è con la tela. E proprio intorno che la ricopri in modo che non si buca. Guarda, le bello il freccia rossa. Le bello, guarda che roba, oh, e na misella è lungo, le lungo, le bello il freccia rossa, è bellissimo quel treno. Niente, mi ci vorrei una canoa piccolina che si trova all'interno delle Trocathlon, che costa 280 euro, pensa tu, un pezzo di gomma gonfiabile. Gonfiata, sa una tela intorno quasi 300 euro, oh. Ti rendi conto? 600.000 lire di roba, di gomma, pensa quanto costa, una canoa imbucabile, che non si buca facilmente, però quando mai me la potrò fare? Non si sa mai, dai, può essere pure che chi è che guarda questo filmato è un lor signore che se lo può permettere e senza problemi la può comprare per me, però ovviamente dopo in cambio cosa c'ha? In cambio sì, me l'ha comprata, me la compra, se me la compra qualchidù. In cambio lo sai cosa c'ha? C'ha un sacco di filmati che farò giù il mare, sempre se qualcuno è disposto a piammela. Mi fa un servizio e io gli fa un servizio più approfondito, perché andrò in mezzo al mare, andrò in mezzo alle grotte del Monte Conero, c'è delle grottine che bocchi dentro mezzo all'acqua. Dopo sperimenterò i lati che nessuno mai ha sperimentato prima. Ovviamente ci vo io, rischio io, la vita mia, rischio che mi succede qualcosa e la gente che eventualmente dovesse comprare non rischia niente. Quindi compra un investimento per se stessi, per vedere dei filmati che non ha mai visto. Se qualcuno la può comprare, sa canoa più piccola è meglio è, mi ci deve bucante il portapagai. Guarda, grossa quanto, guarda, de meno de quel gommoncino lì. Vedi quel gommoncino lì? Un po' più stretta ovviamente, però lunga quanto il gommò. Cortissimo, guarda, io l'ho visto dentro, però costa quasi, oh, 600.000 lire, oh. Il lire, se no ci basiamo il lire, quasi 600.000 lire. Ci rendiamo conto? 200, mi pare, 86 euro.
Che esagerazione, vado a Piazza Stivaletti, vediamo un po', speriamo che più di 12 euro non costa, perché ho solo un euro da aggiunta. Eccomi, oh, sono tornato. Vedi, mi c'è scappato pure questa, perché gli stivali, siccome non ho potuto più gli stivali, non mi bastava i quadri, per quelli per andare in mezzo ai campi, in mezzo ai fossi, così, ho dovuto più questi da fantino, da cavallo, anche se non è tanto buoni per andare in dei campi, in dei fossi, sicuramente questi si buca. Allora, questi è costato 11 euro, e sta fascia qui, un euro e qualcosa. A me mi ha fatto lo sconto perché mi conosce la cassiera. Mi ha fatto lo sconto. Pensa un po', ho speso 12,90 euro. Quindi mi ha fatto lo sconto e ho messo l'aggiunta di un euro che c'avevo prima. E mi sono preso pure sta fascia elastica che pare un uovo di Pasqua con quei. Però almeno quando vado in giro dei posti me lo metto questo qui, sta fascia, perché fa bene per me, non mi fa malante le orecchie. Non mi fa male, non mi fa venire l'utite, l'utite in le orecchie, perché io quando ho il vento in le orecchie, se non mi ci metto i fazzoletti oppure un cotò o qualcosa, o l'uvata, mi fa male un bel po', E così, oh, 13 euro se può dire ho speso, tra stivaletti da fantiere lì, da cavallo, va un po', e poi alti, guarda va. Pare belli, però un pestene. Tanto che puzza, oh. Puzza di merda, si stivali. E poi brutti tanto, neri, guarda che schifo. Pare quelli dei clown. Però dai, l'importante è che non mi sporco i piedi e poi non mi smalto. E poi è meglio questi qui, no? Perché quelli da campo, se ficca tutta la terra tra mezzo i tacchetti. Invece questi qui non c'ha i tacchetti, scivolerò. Questi qui, questi è solo per andare a cavallo, cosa c'entra per la malta, però vedi è più, la sola è più piatta e ci va meno terra, se in terra di meno è pure meglio per andare a mezzo alla terra, secondo me. Dopo è pure più alti, se vado in mezzo alla malta alta, la malticchia, va meglio questi qui, costa di meno. Ho potuto comprarmi pure la fascia per coprirmi le orecchie, vedi, devo tutelare pure la mia salute e ho fatto bene quello che ho fatto. Adesso, oh, dov'è la cinta? Oh, ah, già me l'ho messa, pensa tu che testa stamattina, Vabbè, tacco un po' d'aria perché sennò mi si impanna tutto, mi impesta la macchina lì e pia l'aria dell'alito de merda che ho stamattina e sennò si intoppa tutto dentro qui. Io mi ricordo sempre un uomo che conoscevo bene e che si chiamava Franco. Era di vicino casa di mia, no? C'aveva una 127 bianca di quelle storiche anni 80. Che bella macchina, 5 porte, adesso non si trova più in giro, ce l'ha solo poche persone quella lì. Allora quando arrivava a prendermi, no? Io con mia madre ci prendeva e ci portava giù al mare a fare un giro, così tanto babbo quella volta e lavorava in continuazione all'hotel Villa Quiete, non c'era mai, lo vedevo una volta al mese. Allora suo uomo ci portava giù a fare i giri sul mare, così, con sta macchina. E questo parlava tanto dentro la macchina, no? E si sentiva sempre la puzza dell'alito, puzzava di merda dentro la macchina, perché ne sapeva di alito marcio. E dopo tanto, quando l'alito si impregna con l'umidità, la macchina sempre di fora, si impregna ante chi? Guarda, ante il tetti. Del tetti si impregna chi l'alito, dopo non va via più la puzza. Allora bisogna darsi una regolata, attaccare l'aria. L'aria è importante attaccarla, È molto importante attaccare l'aria. Allora cerchiamo di attaccare l'aria dentro queste macchine, non le famo puzzate in merda. Dopo mica tutti e puzza l'alito di merda come il mio, perché io ho dei problemi ai denti che non me li posso sistemare perché me ci vuole troppi quadri. Allora sono messo male, allora devo andare in giro così. Devo arieggiare, insomma, devo arieggiare. E poi oltretutto bisognerebbe sempre arieggiare la macchina, perché sennò si impanna tutti i vetri, non vediamo niente, tocca spannarli con la ma. Oh, comunque le nuvole si è alzate tutte, non fa una goccia d'acqua, non fa niente, purtroppo si sta asciugando pure per terra. Oggi ha messo l'allerta meteo, non fa niente, purtroppo è così, Purtroppo è così, è una cosa un po' che scoccia, a me mi scoccia. Quando mette l'allerta meteo che non fa niente, mi scoccia. Adesso io invece giro qua e curvo per andare verso il Monte Conero,
perché mi spetta da fare una registrazione lassù. Nel frattempo recito l'arma contro il demonio, che è il rosario, tutti i giorni. Così mi dona, mi energizza, mi riempie di pace e di gioia. Qua è chiuso, bro. Ah, qua è chiuso. È chiuso, mi tocca passare qua, dai. Mi tocca passare nella strada principale. Dai, andrò a passare alla stazione Dosimo, dove è il semaforo, contro semaforo, la concessionaria, che c'è una Ferrari che non la vende mai. Tanto chi la compra? Costerà un pozzo di soldi quella Ferrari degli anni 90. Chi la compra? Quella che si alza i fanali del motore. È bellissima, la Ferrari testa rossa quella. È stupenda, è una macchina bellissima che io ho avuto un modellino negli anni 80, c'aveva il turbo, era Gignico, c'aveva il turbo, doppio turbo, mamma mia che macchinetta, che figata, andava dappertutto, pure in salita. Adesso le Gignico da te camminano, ma hanno il motore sempre più piccolo, in modo che la ditta consuma meno e fanno più affari, perché le mettono a di più le macchine e consumano di meno. E per fare i pezzi, i componenti costa di meno, e quindi i motori sempre più piccoli, non vale quasi niente ormai. Non è più come prima, che c'aveva nel turbo, andava veloce un bel po', il motore più grosso. Prima resistevano di più, un tele salite così ci andavano, delle macchinette che vai a comprare al Super Toys, è tutte uguali, cavolo, il motore è tutto piccolino, non vale niente, tutta plasticaccia. Una volta c'era anche l'alluminio all'interno. Insomma, adesso non ci si può le lamentare di tutto, dai, pare che me lamento sempre di tutto. Bisogna mantenere anche un certo ritmo di vita positivo, perché sennò chi diventiamo una misecola macchina, che bastonata, adesso faccio vedere, guarda, una miseca, che botta forte che ci ha avuto, un frontale ci ha avuto quella macchina, è sbudellata, adesso la faccio vedere, va. Chi in il parcheggio del suo negozio, che guarda un po', si chiama Hyper Yogon, è giapponese suo negozio. Chi ha fallito mille volte, dopo da quando è venuto i cinesi non fallisce più. Guarda, guarda un po', e una miseria sbudellata quella povera macchina. Quella ormai da butta via, quella povera macchina, guarda, e una miseria, guarda, guarda. Chi c'è venuto il Tutì, e qua c'è un negozio grande che l'ha preso i cinesi, e na miseria con la macchina, che roba, si è sventrata, e che roba, è un po' simile alla mia, se succedesse a quella che uso io di macchina, a stora era da buttare via, guarda che roba, e na miseria, che sventola, guarda la ruota, è dritta, e na miseria, che roba. E na miseria, che sventola, guarda lì, oh, ha sciurato per terra, guarda che sventola, oh, chi l'ha acchiappata per laterale gli ha sfondato tutto quanto, e na miseria, che cracca, oh, guarda che povera macchina, gli si è sbudellato il cruscotto, no, e na miseria, che roba, è intatta, dentro non si è fatta niente, non è scoppiato manco gli airbag. Manco l'airbag è scoppiato, oh. E na miseria, che sventola de bastonata chi che ci ha avuto, porca miseria. Guarda, oh, la gomma non si è manco bucata, si è usurata un po', una sventola forte, sapora macchina. Chi dietro è il triangolo, ci ha messo, tanto ormai non è più recuperabile, sapora macchina, povera macchina. Riepiri al fanale io, va. Il fanale è intatto, non c'è bocca all'acqua, invece in tel mia c'è bocca all'acqua. La mia c'ha 11 anni di macchina. Povera macchina. È sventrata. Io adesso devo pregare pure, perché affinché non mi succedesse niente mai. Oh, se senti un odore di pranzo qui? Cos'è? C'ha nella mensa all'interno di sto negozio tutti. C'ha nella mensa chi? Chissà com'è. E una miseria, che sventola con la macchina. Povera macchina. Speriamo che non succeda nessuno un incidente luci che cracca. Io mi ricordo quando è successo nell'ambito della mia famiglia un incidente bruttissimo. Altro che, era ridotta pure peggio. Guarda un po'.
guarda un po', casalinghi, vediamo un po', questo è un altro centro commerciale, vedi? Hyper You Go, guarda che roba, questi cinesi che non falliscono mai, chissà quanti quadrici avranno questi cinesi, oh. Come faranno a averci tutti questi quadri? Come l'hanno fatti tutti questi quadri questi? Oh? Tanto hanno aperto tutti i centri commerciali in Italia e nammiseo. Che incidente, oh, che incidente, povera macchina, povera macchina. Come ti dicevo prima, mi ricordo nell'ambito della mia famiglia avevo comprato la Punto Multijet, grande Punto, no? Quella era un macello, è ridotta male perché si era travaltata, un casino con la povera macchina. Allora adesso io prendo l'arma contro il maligno. Guarda, aspetta, ma pustà che non me trovo niente, possibile mai, Ah, ce l'ho dentro le tasche, che apposta non me trovo niente, ce l'ho dentro le tasche, il rosario, io ho un piacere immenso ogni giorno che vado a iniziare a recitare rosario, guarda, oh Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal peccato. Vieni, Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori, distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Eccola qua, oh, la Ferrari testa rossa, ante suo concessionario qui, guarda. Guarda un po'. Bella là, va. Le bella, oh. Guarda che roba, oh. Le bella. Quanto mi piace quella macchina a me quella mi piace un bel po', però solo nei sogni, a parte che io non è che ci tieno tanto avere una macchina chissà cosa, a me mi basta questa, basta, anche se con intestata a nome di mia sorella, che più che altro di mia sorella che mia, non me ne frega niente, a me le cose materiali mi importa solo perché ne faccio uso qui sulla terra e basta, capito, non è che sono invidioso di qualcuno, io grazie a Dio non ho l'invidia di nessuno, non invidio nessuno. È una cosa, un pregio, non è un difetto, è un pregio. E eccoci, e allora invochiamo lo Spirito Santo sopra di noi. Vieni, Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori e distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora, anche oggi sempre i misteri del dolore, da domani in poi ogni giorno faccio i misteri della giornata. Li faccio del dolore oggi perché per far prendere consapevolezza a più persone possibili, e specialmente a me, di quanto amore c'ha il nostro Dio che si è sacrificato per ognuno di noi, anche se dico sempre quelle, però comunque vada, il rosario è un altro, anche se è uguale, però è sempre un altro, perché appartiene a un'altra giornata, lo recitiamo in un altro giorno, e un altro giorno che serve per amare ed essere amati, un altro giorno per amarci uni gli altri, per volerci bene, quindi tutti i giorni, anche se io recitassi sempre i soliti misteri del dolore, se le recito il rosario col cuore, se recitiamo il rosario col cuore, sempre l'arma è potente, sempre potente, non è che se gambiamo misteri è più potente, è sempre una potenza, una forza che ci permette di liberarci dal maligno, dai spiriti maligni, tutti i giorni. Oltretutto, così facendo acquistiamo pace, gioia e serenità. Pensa che bello. Grazie Gesù, grazie. Lode e gloria a te. Allora invochiamo lo Spirito Santo sopra di noi e nel nome di Gesù per intercessione di Mamma Maria. Vedi, già mi sto liberando dai spiriti maligni e
vuol dire tanto, eh? Tenendo rosario in mano, iniziandolo, gli spiriti maligni fuggono via dalla paura, eh? Ricordamocelo. Vieni Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Mamma Maria. Vieni Santo Spirito. Padre nostro, nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Guarda un po', la fabbrica dei Buontempi c'ha la Porsche bianca a 5 porte, oh. E nammi sai che macchina. Sarà il padrone lì che c'ha la Porsche bianca a 5 porte, sicuro. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Quindi c'ha sempre efficacia, anche se tutti i giorni recitiamo gli stessi misteri. L'efficacia non la perde il rosario, basta che lo recitiamo col cuore. Io per esempio mi impappino, no? Sul parlare io mi impappino, purtroppo ho la lingua che mi si attraversa, mi si sversa quando dico sia benedetta, 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 noi la fo a dillo bene, dopo mia madre si incazza, mia madre terrena si incazza perché noi la fo a dillo bene, però cosa ci posso fare? Cosa ci posso fare? Più del cucino mi viene bene? È inutile, ci provo, ci metto tutto il cuore possibile, eh? Mettiamoci tutto il cuore possibile in ogni decina del rosario, in ogni mistero. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora, adesso sono giunto alla terza decina dei misteri del dolore, che nella terza decina l'incoronazione di spine. A Gesù in testa gli hanno messo una corona di spine lunghi così, tutti incrastati dentro il cranio, pensa tu. E in più gli hanno strappato la barba dopo della flagellazione, che l'hanno ridotto a una carcassa, il corpo era una carcassa, pieno d'ossi rotti, costole sbrigate, sbudellato era sbudellato. Era mio nonno un due che faceva il calzularo chi sotto al coppo di Sirolo, sotto chi lavora nonno, 80 anni fa, pensa tu. Allora i nostri cari defunti, eterno riposo dono al loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. A nonno Basilio, eterno riposo dono a lui il Signore, risplenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. A nonno Bibbo. Allora adesso io vado verso il Monte Conero, che così dopo continuo e faccio un'altra produzione video. Se la vuoi andare a guardare, va a vedere aggiornata ad oggi, che è il 19 di ottobre 2015. In questa giornata molto nuvolosa, però non fa niente di che, purtroppo. Due gocce d'acqua sì e no, non ha fatto niente proprio. Peccato. Non gliela fa più a piove. Gesù, domandamolo, chiedemolo a Gesù. Gesù, fa piove, perché sennò qui le falde acquifere vanno a seccarsi completamente. Sarà quello che tu vuoi, Gesù. Tanto l'uomo è ingrato, non potremo pretendere niente dal Padre Eterno. Se tanto l'uomo stesso bestemmia rotta di collo, dopo ci cerchiamo che succede le cose più brutte, tipo la siccità oppure tipo le alluvioni. Perché tanto l'uomo è ingrato anche con l'ambiente, perché non stappa le foglie, non stappa niente. Dopo non ci si può lamentare se scappa fuori straripa, se fa una pioggia intensa, che è un macello. Tutto inquinato, i cieli inquinati, per terra tutto inquinato.
Piove una volta ogni 5-6 mesi. Come potremmo andare bene così? Chiediamo perdono a Gesù, che lui, che Gesù ci ama immensamente e ancora non andiamo avanti senza che ce ne rendiamo conto, ancora andiamo avanti, persistiamo su questa terra, ancora, voglio dire, ancora campiamo, ringraziamo al nostro Dio che si è sacrificato per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora un po' si rolo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Adesso vado in cima, fino in cima al Monte Conaron 2, che c'è l'hotel a 4 stelle. Nel quarto mistero del dolore si contempla l'agonia, la salita al Calvario. Guarda un po', guarda quell'ape grosso, un bel po' anni 80, quello anni 60-80, è gigantesco quello. Allora, Gesù, per intercessione di Mamma Maria, proteggimi, liberami, guariscimi, ti prego, ti chiedo la grazia di proteggere e liberare, e guarda un po', proteggere e liberare a tutti quelli che stanno a guardare. Guarda un po' che roba lì, guarda, oh, in tell'urna che c'era Gesù e Maria, ci hanno messo la macchina de, guarda che roba, oh. Guarda lì, che macello, vedi la scristianizzazione, il satanismo e la possessione diabolica. Anziché Gesù e Maria, la statuetta che un tempo ce la recitava nel rosario dentro quella casa, adesso ci hanno messo una macchinetta giusto per abbellì, dentro lì, simbolo del materialismo, simbolo della mancanza di Dio. Pensa tu, invece qua c'è la statuetta ancora qua, fa un po' vedere. Non ci si crede. In un'edicola divina ci hanno messo
un simbolo pagano materialista. Invece qua c'è la statuetta, vedi? Guarda un po'. Vedi la Madonnina? Mamma Maria, perdona. Perdonaci. Abbi misericordia. Che macello, ti rendi conto? Te un'edicola di Gesù e Maria ci hanno messo una macchinetta. Per schernire il sacro. Che macello. La salita al Calvario, Gesù sotto il pesante legno della croce si avviò verso il luogo del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero. Pensa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora, nel quinto mistero ed ultimo di questo rosario di oggi, dei misteri del dolore, si contempla la morte in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, Dolce Vergine Maria. Adesso un Padre Ave Gloria per la protezione tua e mia, e per il Papa e per tutti i nostri cari. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Adesso dimo un'altra Ave Maria per i nostri cari defunti. Eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Mamma Maria, nel nome di Gesù, per intercessione tua, porta ai nostri cari defunti in paradiso a gioire l'amore, la pace e la gioia per sempre, dal purgatorio in paradiso. Io ti prego per zio Lino, zio Mario, zia Dalila, zio Ireneo, e nonno Basilio, zio Mario e tutti i miei cari defunti, che adesso non dico, non cito i nomi, però comunque vada, te li affido tutti alla tua misericordia, Gesù, per intercessione di Mamma Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Adesso ti affido anche a te alla misericordia di Gesù, tramite la coroncina della Divina Misericordia. Guarda qua su, è avvolto il Monte Conero da una nuvola molto fitta. Guarda che roba, oh. E nammise, non si vede niente, un macello. A parte che c'è pure il vetro della macchina, però se io ti lucio il vetro, guarda che roba, oh. Guarda che roba, una nebbia incredibile, una nuvola incredibile, non si vede niente. Guarda che roba, che macello. Un po' di visibilità c'è perché sta andando in alto tutta sta nebbia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, amen. Allora, c'è se ponda oltre qua? Sì. E na miseria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra del Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Allora iniziamo la coroncina della Divina Misericordia che ci ha donato Gesù nell'apparizione a Suor Faustina Kowalska nel 1931 nel convento di Plocke. Gesù è apparso a questa suora che si chiamava Suor Faustina Kowalska, che Gesù gli ha detto che chiunque avrebbe recitato la coroncina col cuore e si sarebbe affidato alla sua misericordia sarà stato protetto e ci avrebbe avuto la protezione, sarebbe stato protetto dal giorno dell'ira, del castigo che incombe sul mondo. Quindi affidiamoci alla sua misericordia tutti i giorni, in più sarebbe stato protetto dalle insidie demoniache infernali. Quindi non è solo il rosario, la preghiera contro i demoni, ma anche la coroncina, quindi recitamole tutte e due tutti i giorni, così non sbagliamo mai. Allora non fa più niente, allora io spegno. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Grazie Gesù. Lode e gloria e onore a te nel più alto dei cieli. Adesso mi metto i stivali, prima la benedizione però di Gesù, per intercessione di Mamma Maria e di San Michele Arcangelo, e pregamo anche al nostro angelo custode, angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste e ame. La tua benedizione Gesù scenda su di noi e su noi rimanga sempre, su di me e su di te che si sta da guardare, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore, amen. Amen, grazie Gesù. Adesso io mi metto la fascia elastica in modo che pare un uovo di Pasqua. Un uovo di Pasqua, fam puede, l'uovo di Pasqua. Tutte ste targhette non serve a niente, strappo tutto, strappo. Oh, beh, l'ho scucito, no? Non serve a niente queste targhette qui. Ecco qua, guarda. Com'è? O la rovescio, il dritto, com'è? Così. Ah, così? Così sono a posto, eh? Così non mi è malo mai, eh? Non mi è malo mai, guarda. Parochecca, parochecca, però cosa ci posso fare? Ecco, mi porto sto zainetto, così ho la bottiglia d'acqua, le batterie di scorta, eh? E poi mi metto i stivali. I stivali mi esce sciacqua al piede dentro, però 44 non c'era, a parte che io non porto il 44, il 45 non c'era, ma toccato a prende un fampuede in Portogallo, made in Portogallo. Guarda un po', però è lungo, guarda che roba. Oh, mi sono sbagliato. Un 45 non c'era e non mi sono sbagliato, però un 44 non c'era, mi sono sbagliato perché qui è 44. Pensa, questi qui, di quanto calza, di quanto è larghi, in Portogallo deve essere che c'hanno i piedi 44 come se fosse 45-47, e il 45 non c'era, il 44 però mi calza come se fosse un 47, perché io porto un 46, questo qui mi sta lento, te pensa con un 44? Operende custole in man e medi materiale, guarda, oh, guarda che roba, da fantino, i stivali da fantino mi metto, a posto.
Dai, a te, mi metti stivali e vado fuori. Ti fa vedere chi è fuori, che c'è l'albergo, l'hotel e poi l'ex convento. Un po'? Se c'è un cavallo, adesso devo pure montarci su, questi stivali. Guarda le alti, chi. Guarda quanto mi sta alti, chi. È meglio, no? Così se c'è le puzzanghere alte ci posso pure passare. Un po'? E poi anche eleganti. Oh, senti un po', ho suonato. Ho suonato. Mi è sfuggito il braccio, ma ho suonato. Speriamo beh, che non viene oltre a nessuno. Adesso chiudo, vado via. E chiudo. Chiudo, vado via. Ecco. Speriamo beh, che non viene oltre a nessuno. Oh, lo zaino anni 90, tanto quello dell'Isino che ormai è partito. Sto bene con questa fascia. Sto bene, fa 12 gradi oggi. Sono andato a suonare. Sono sbagliato col braccio, mi è partito il braccio, cosa devo fare? Vediamo che non viene oltre nessuno. Ecco, guarda. Guarda, American Bar, terrazza panoramica, ristorante, Merlin, Cocai, sala meeting, hotel Monteconero. Badia di San Pietro, guarda. Guarda un po' quei cuspiti lì, tipo simili a tre palle, però tre cuspiti. Vedi, il simbolo dell'amore dell'acqua. Dell'acqua, cos'è? Un tre stelle? Tre super, quindi un quattro. È come se fosse un quattro. Guarda che mura vecchia qui. Questa da restaurare. Però chi te la butta giù? Questa sta da 700 anni che sta in piedi, figurati tu. La chiesa è chiusa. Chi dentro non fila in aria perché tutto, vedi, c'è il cortile, c'è... Sì, aperto lì, ma chi l'aria non fila. Vedi, guarda, la chiesa antichissima e na miseria. Se sta bene chi dentro non tira in aria. Invece là tira tutto, perché tanto c'è l'umidità, se senti. Guarda, Hotel Monteconero, Badia di San Pietro. Vedi? Che spettacolo. Ti rendi conto che un tempo qui era pieno dei frati? Era pieno dei frati e dei moniche. Pensa tu. Della chiesa chi? Qua il pozzo, va. Vediamo un po' il pozzo. Guarda l'acqua che c'è. E na miseria l'acqua. Tutto zozzo là sotto. Tutta acqua zozza, però dopo sicuramente viene depurata. Viene depurata quella. Ah, qua? Qua c'è la cripta della chiesa e poi l'eremo di Monteconero, proprietà privata, vietato l'ingresso, vedi? Ah, qui è aperto. Qui è aperto, qua. È divieto dei cellulari. È aperto. E na miseria, guarda qui, oh, che cripta, tutti i santi dappertutto. Tutti i santi dappertutto. E na miseria, guarda. Il medico santo. San Giuseppe Muscati, il medico santo, guarda. Chi c'è il rosario, c'è? Chi c'è il rosario? Fa un po' vedere. Punti di riflessione. Guarda un po'. O San Giuseppe Muscati. Guarda, non si vede niente del suo obiettivo. Tutto un pannato, vedi? Ecco, perché c'è poca luce, allora non mette più a fuoco, beh. Mi è andato un tell'acqua al videocamera qui. Senti, o San Giuseppe Muscati, medico e scienziato insigne, che nell'esercizio della professione curavi il corpo e lo spirito dei tuoi pazienti, guarda anche noi che ora ricordiamo con fede alla tua intercessione. Donaci sanità fisica e spirituale, intercedendo per noi presso il Signore. Allevia le pene di chi soffre, dai conforto ai malati, consolazione agli afflitti, speranza agli sfiduciati. I giovani trovino in te un modello, i lavoratori un esempio, gli anziani un conforto, i moribondi la speranza del premio eterno. Sii per tutti noi guida sicura di laboriosità onesta e carità, affinché adempiamo cristianamente i nostri doveri e diamo gloria a Dio nostro Padre. Amen.
Quindi chiediamo intercessione anche a San Giuseppe Moscati, il medico santo. Pensa tu. Dopo c'è Santa Rita. C'è Santa Rita da Cascia, vedi? Santa Rita. Gesù mio caro, mio padre amoroso, mio sommo bene, bontà immensa, amore infinito, misericordia eterna, fa di me quello che vuoi. Io ti voglio amare in qualunque situazione mi trovi, nelle tenebre o nella luce, ed altro volere non voglio che la tua santa volontà. Amen. Ah, Santa Veronica Giuliani, non è Santa Rita, oh, pensavo che era Santa Rita, Santa Veronica Giuliani. Allora, guarda un po' che cripta. Te pensa che da sa cripta c'è una porta che va a finire, qui c'è la sacrestia, vedi? E poi c'è un imbocco che va a finire in una grotta che collega Castelfidardo e Camerano, Recanati, sottoterra, passa sottoterra, pensa tu che roba. La Santa Chiesa, guarda un po', la Chiesa, vedi? C'è Mamma Maria con Gesù. Con Gesù bambino, guarda lì. Vedi? Gesù. Adesso vediamo un po' tutti i santi. C'è il libricino del rosario qua. Fa un po' vedi. Guarda. Santuario diocesano Santa Maria Goretti. Guarda, un coccio. Un coccio di Santa Maria Goretti. Guarda un po'. Guarda i rosari qua che c'è, oh. La Madonnina chiede cos'è? De cos'è? Guarda lì un po', c'ha uno scettro magico la Madonnina. Guarda le rose sopra il capo, le rose è il segno del rosario. Fa un po' vedere, prodigiosa immagine Santa Maria Santissima del Soccorso, venerata nel santuario del Cerreto, il rotondo di Sassoferrato, Ancona. Guarda un po' le bella la Madonnina. Che roba. Triduo, in onore della Vergine Santissima del Cerro, per ottenere qualsiasi grazia. La miseria. Adesso recito questa preghiera. O eccelsa Madre di Dio e Madre incomparabile del Divino Soccorso, che in questo tempo al vostro onore consacrato spandete ovunque i benefici effetti della materna vostra bontà, in questa santa immagine nella quale siete dai popoli venerata e con la quale operaste già tanti segnali prodigi, vi sia grato il filiale affetto che ci muove a presentarci supplichevoli ai vostri piedi e muovetene a pietà nell'attuale nostro bisogno. Voi siete a ragione riconosciuta dispensiera delle grazie celesti e rivestita di tanta efficacia presso il trono del vostro figliolo, che nessuna grazia egli vi nega se a nostro favore vi fate a supplicarlo. De, fate adunque, o Vergine Santissima del Cerro, che la nostra speranza non resti delusa, ed accogliendo benigna le nostre preghiere, mostrate al mondo intero quanto potete e volete a favore di coloro che in voi sola hanno riposta tutta la propria fiducia. Tre Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Guarda un po', tutti i santi dappertutto. Guarda qui, questo chi è? San Giro Confessore, San Giro Confessore, guarda che angioletto le bellino, vedi che c'ha le ali, un angioletto che c'ha le ali, vedi? San Giro Confessore, o glorioso San Giro, che ancor fanciullo, ascoltando la voce del Maestro Divino, lasciaste le agiatezze della vostra famiglia per condurre una vita di mortificazioni e di stenti, concedete a me, un cristiano, distacco dai beni terreni, perché con sicurezza possa raggiungere la gloria celeste. E na miseria che roba. Ha lasciato i beni dell'agiatezza. Dopo qua, un'altra volta, vedi? Preghiamo San Giuseppe Moscati. Qui c'è il libricino della Madonnina, guarda un po', 4 euro. Però mi sa che questo è scaduto, guarda, 2 euro. Questo di che anno è?
l'anno della la Divina Misericordia, fammi vedere che mese è, settembre-ottobre, l'ottobre è quasi finito, fammi vedere un attimo, questo cos'è, chi è? Gesù che guarisce un cieco, vedi? Guarda, giornata del malato, sapientia cordias, io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo. Donaci, o Signore, la sapienza del cuore, per santo, Padre Santo, ogni uomo è prezioso ai tuoi occhi. Ti preghiamo, benedici i tuoi figli che fiduciosi ricorrono a te, unica fonte di vita e di salvezza. Tu che in Gesù Cristo, l'uomo nuovo, sei venuto in mezzo a noi per portare a tutti la gioia del Vangelo, sostienimi, sostieni il cammino di quanti sono nella prova. Amore eterno, dona a quanti hanno l'onore di stare accanto ai malati, occhi nuovi, sappiano scorgere il tuo volto e servire con delicata carità la loro inviolabile dignità. E tu, o Madre, sede della sapienza, intercedi per noi, tuoi figli, perché possiamo giungere a vedere faccia a faccia il volto di Dio, bellezza senza fine. Amen. Vedi, questi libretti stanno tutti a scadere, dopo li buttene via questi, è un peccato. Io 4 euro oggi non ce l'ho, quindi non posso più a niente. Guarda, Eraldo Affinati, chi è? Un santo, questo bambino qui, chi è? Pare Obama, chi? Quando era piccolo. Un po'? Ogni angelo è tremendo, di buona famiglia, dopo Andrea Vitali, una collana di grandi scrittori che racconta attraverso le vicende dei protagonisti la famiglia e il vivere insieme, una promessa che attraversa i secoli. Questo sarebbe bello da leggerlo. Dopo questo qua, la vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa nel mondo contemporaneo, Sinodi dei Vescovi, tutti i libri, contro libri, che costa, c'ha un prezzo, pertanto giustamente tutto c'ha un prezzo. Fa un po' vedere qui, qui cos'è, oh, questo chi è? Questo sto quadro chi è, oh? E na miseria, un vescovo guaritore, va un po', 5 euro questo pezzo di legno, 5 euro, raffigura un santo che guarisce la gola. E allora il coso è quello lì del Poggio d'Ancona, e è un santo che guarisce la gola. Allora, adesso vado via, dai. Va un po', questa chiesa è incredibile, guarda lì che roba. Una serpe raffigura chi che gli bocca dentro le serpi della bocca, queste colonne, guarda lì che roba. Te pensa che da questo convento benedettino scende delle grotte sottoterra fino a Castelfidardo, ce rendiamo conto? Te pensa, oh. E poi erano tutte pulite quella volta, 600 anni fa erano tutte pulite queste grotte, adesso tutto sotto, un macello, qui ci sarà una grotta, chissà, è aperto, no, è chiuso. Dopo chi è vietato l'ingresso c'è l'eremo, c'è un giardino e poi c'è un altro edificio dei frati, però ormai è tutto status cristianizzato e albergato, c'è stato creato un albergo anziché un convento. Un tempo era tutto convento qui, pensa tu, e poi lì era chiuso, lì la mura è stata, c'era due porte, una lì in entrata qua e la porta principale in mezzo, però era tutto chiuso qui il cortile. Te pensa come se dormirà bene dentro s'albergo. Io ci ho dormito solo una volta in vita mia, nel 1999. Quella volta volevo provare come se dormia, faticavo, rotta di collo, mi sono levato una soddisfazione. Sono venuto oltre qui per vedere come se dormia, se scialava dentro quelle stanze ricostituite in albergo, perché prima era tutte stanze dei frati. Guarda qui. Guarda che qui c'è le luci che adesso spente, ovviamente, tanto. Guarda, qui c'è l'entrata dell'albergo. Guarda un po' la sala guarda un po'. Una grande sala di riunione. Sala riunioni, c'è scritto pure. Se poi le sbagliavano. Allora, adesso vado giù qua, tanto piove, non piove, non fa niente. Dopo tutto al più per me in sicurezza, oltre che lo zaino, ma più pure l'ombrello. Stamattina sei passi, prima di andare al Drecatron lì, e prima di andare al coso lì, alle agenzie terinali, che sono andato a fare anche un giro qua e là in agenzie terinali per
per un'altra volta riaggiornare il tutto, come al solito, però come al solito mi hanno detto lascia perdere, ma te non c'è pensato per niente, perché non c'è niente per te, che hai superato l'età che non fai risparmiare le ditte, allora è inutile che te fai vedere, non te fa vedere più, ha detto te conviene, mi ha detto, te pensa che roba, non c'è futuro di niente. Quindi sono andato anche all'Osi stamattina e con i pass, quelli lì gratis e che mi ha dato Carla e Luca, grazie a loro mi sono potuto piare il pranzo per mangiare qua, eh? Adesso fra poco stacco, faccio un'altra registrazione, sento il vento e nammi se è il vento che c'è chi, perché chi è molto aperto, è molto aperto. Allora questa la concludo qui la registrazione, quindi te volevo dire che stamattina al centro commerciale di Castelfidardo, siccome c'avevo quei pass che non ho pagato niente il pranzo, guarda un po', vedi? Non bocca l'acqua, oh che bello. E quindi dopo laggiù, siccome hanno cambiato proprio tutto quanto col centro commerciale, la disposizione, e hanno messo tante cose al 70% di sconto, tra cui un ombrello del Milan. Io non so del Milan, io non tifo il calcio, però c'era un ombrello del Milan che da 9 euro e l'ha messo a 3 euro, quindi io l'ho preso apposta, mi c'era rimasto 1 euro prima dal Decathlon che ci potevo mettere in aggiunta di 1 euro per gli stivaletti. E mi è andata bene, dai, stamattina mi è andata bene. Adesso faccio un'altra produzione video, se te ne vado ad andare a vedere, perché sennò troppa lunga, dopo come al solito stufa tutti, ma io le farò pure più lunghe. Ciao!